non siamo dati niente, perché tanto chissà quando uscirà questo video dopo quell'altro. Lei si è rubata la lavagna, tutto, lei è pronta già a disegnare. Prima scappava perché c'era il l'amore, adesso disegno io. Allora, dai, continua a parlare. Allora, e no, volevo capire cosa stava facendo. Allora, mentre fanno un buongiorno, mi sono fatto a buon dire questo nuovo video in cui non si è capito già niente nei primi 5 secondi di video. Siamo in compagnia di Marta che scrive cose sulla lavagna, perché oggi noi usiamo una lavagna. E mi sa, sì, si legge, non lo so se si legge, speriamo. Se si legge, ce lo metto nella casa. Fa casa di tutti, leggi questo cartello. Oggi siamo in indovina il disegno. Infatti, qualcuno disegna e qualcuno indovina. Siamo in due, non è molto. Io disegno e faccio la parte divertente. Ma tu disegni, poi disegno io, indovini tu, cioè le cose si alternano. E allora fai prima. Aspetta, ma ti do il coso per cosare le cose. Coso per cosare le cose. Allora, come faccio a fare? Ma se a caso, cioè, non, tu così me lo fai vedere, però. Ho capito. E quindi mentre lo disegni devo indovinarlo. Sì. Non dopo che l'hai disegnato. No, mentre disegno. Ah. Allora, non si vede una mazza, sì, siamo poco attrezzati. Comunque, allora, qui si vede meglio, qui si ma vede ma se ti meglio. Metti di spalle alla camera. Tutti e due, di spalle. Ok ragazzi, questo video è assolutamente non teatrale, perché non si danno mai le spalle al pubblico. Comunque, ora siete una di noi, anche voi state facendo il video, indovinate da casa. Allora, questa è una faccia. Una delle facce più brutte che mi sono mai visto. Col cranio per le zibbe. Poi abbiamo un corpo così. Non avevo dubbi. A caso. Dovrebbero pagarmi per questa roba. Ok. Ma questo è un vestito. No, no, è... ha solo le mutande. Però SpongeBob. SpongeBob è un... Questo è SpongeBob. Questo SpongeBob è dei sto serrendo l'idea. Comunque, questo è SpongeBob, no scherzo. Che è un tipo, tipo ha dei capelli. Oh. Me. Che cazzo di motore c'ha sta macchina? È famoso? Sì. Damante. No. Che non so chi sia, però. Andrea Damante! Chi è? Tu dove cazzo vivi? A casa mia! Non l'avevo detto. Ma io lo conosco! Non lo so! Era una Barbara D'Urso. Dennis Dos. Ce l'abbiamo fatta! Voglio un premio! Voglio un premio! Ma tu sei scemo, però! Perché quello c'ha il ciuffo, io fa così. E poi sembra che c'è il monociglio! Questo video ha una ripresa fatta malissimo, però mi piace. Però è molto casereccio. Sta pensando. Lei sta pensando. Ora mettiamo una bella card di SpongeBob, tipo 3000 anni dopo, oppure 200... Two hours later. Due ore dopo, è così poco. No, no, non c'è no, no. In due ore. Due secoli dopo ti va bene, cazzo. Sì. 4 to 6 days later. Ci sono. Ok, allora adesso. Segui il calcio, no? No. Zero, quindi no. Non ci sono un cazzo proprio. No, ma un oggetto preferibile comunque. No, ci voglio provare. Però non è un calciatore, è un animaletto. Ci provo? È un coccodrillo. Scopriamolo. Scopriamo perché cazzo posso vendere. Non scrivere. Ma l'ho comprato 2 giorni fa. In verticale non scrive, capito? Ma l'ho comprato ieri. Ah, io penso di aver capito che cos'è. Però adesso voglio far vedere a tutto il mondo che cavolo è, che cosa è diventato. Aspetta, devo provare a fare le zampine. Come cazzo erano? È coperto da cappello di Pippo. Qual è il cappello? Il cappello di Pippo? Lo vedo! E può darsi, non lo so, vabbè, facciamo. Voi lo so che state guardando, però questa cosa si merita assolutamente di capire questa coda che problemi ha. No! Vedi che scrive in verticale, basta impegnarsi. No, allora io spezzerei la lancia di favore a. Non ha altre due zampe questo robo comunque. Allora, la mia domanda. Beh. Che bello, no, YouTube non censurare. Allora, questo qui. Sta lavagna è grossa. Questo qui, ragazzi, è un Pikachu. Esatto. Però. Allora, adesso lei tiene un attimo in mano un Pikachu. Adesso vi faccio vedere. Com'è un Pikachu? Questo è un Pikachu, ok? Questo è un Pikachu. È vero, le scocche rosse c'ha. Ciao, ma hai un tumore. Ma che cazzo di zampe c'ha? Ah, ok. Lui ha un problema medico, probabilmente. Poverino, è nato così, ma qual è il tuo problema? Però ho un'idea. Buon Natale a tutti!
È orribile questa frega. Cancelliamo, prego, che se no ci denunciano, tipo non so chi che produca i Pokémon, quindi qualcuno ci denuncia sicuro. Segniamo un luogo. Abbiamo disegnato un animale, una persona, ora disegniamo un luogo. Oddio, fai. Allora, vediamo questo pennarello che lo scrive in verticale. Guarda, fai bellissimo. È inquietante. Non penso si vedrà mai, però sappiate che è inquietante. Gli occhi, oddio, sembra che piange, però sembra impossibile. Vabbè, non mi vai. Però mangiarti nel sonno. Guarda. Mamma mia. Qui c'è della roba. Qui, questo è una cosa. Ok, questa è una cosa. Vabbè, flora fauna? No, è flora. Flora. Ok. Poi qui c'è tipo questo. Madonna, c'è tipo questo, no? C'è tipo una cosa del genere. Oh, auguri, buon Natale a tutti. Tipo una cosa del genere. Poi ho capito, forse vai. È la spiaggia. Hai indovinato! Con una sedia sbilenca ho indovinato. Sì, cazzo, però per te il mare come sta? Cioè, a parte che il mare si può fare qua facevi il sole, poi qua facevi l'ombrellone, spuma delle onde. Dentro l'ombrellone. Bravo, e poi cercavi di fare un lettino fatto bene da dietro. Ehi, vabbè. Ehi, bro. Vabbè, ma qua abbiamo gli artisti. Altro che Michelangelo, cioè Michelangelo se arriva qua piange. Ma io me la facevo con Michelangelo. Ah, ok. Vai. Capito? Vai, io lancio le cose e poi non le trovo più. Io già so chi fare. No, chi? No, una persona. Non è una persona. È un chi l'ha visto. È un personaggio. È un personaggio. Di film penso che sicuramente avrei visto, perché tutto il mondo ha visto questo film, quindi... Tutto il mondo ha visto quel però film. Però tutto il mondo non è Chris. Sì, io sono particolare. Tipo, tutto il mondo sa questa cosa. Cosa? Non lo so. Che cosa? Torniamo cauti. Un volto. Non è completo, lo so. Non è un volto, c'è un mento. Una bandana e un volto. Chi potrebbe essere? Poi faccio. È un film che hanno visto tutti. Allora, è ambientato sulla spiaggia più o meno. Non è. È ambientato su una specie di spiaggia. È ambientato nell'acqua. Nell'acqua. È un film ambientato nell'acqua che hanno visto tutti, con un tipo con una bandana e dei capelli. Cosa, da un film dove c'è un tipo con dei capelli che segue una donna? Un'idea iniziale del nome? 5. No, è una gente. Ma perché mica sembra un 5? Sembra un 5 che qui si è allungato. No, 0, no, è una J. No, 0. Ma la S è dopo la J oppure ci cognome? Ah, James Smith. No. Peccato. Stanno su una nave. Titanic. Non penso. Allora, i Titanic. Non è lui, però. I come, io non ho mai visto sto film e stiamo cercando di ricordare cose che non esistono nella mia mente. Finisce con K. Quindi uno può immaginare che finisce con K. Che questo non si vede mica camera. Ecco, uno cosa può immaginare. Dai, facciamo, ti faccio un simbolo di questa cosa. Mio Dio. Se non hai visto questo film ti ammazzo. Io l'ho mai visto. No, infatti. È Jake Sparrow. Ci ho messo una vita. Maronna santa. Ci ho messo una vita. Però ce l'ho fatta alla fine. Adesso disegniamo qualcosa di molto molto intelligente. Tipo sto sbagliando tutto. Tipo no. Tipo sembra una catena montura. La montagna. Ok. Allora, questa ora è una papera. È una cosa che si avvicina alle papere. È un'oca. Vabbè, così è facile, è una cosa che si avvicina alle altre. Vabbè, allora ci devo. Cazzo, ma si capisce che è un'oca se c'è. Ma non ho capito se è il compleanno. Ora ci diverte. Bene. Sì, però guarda, che cosa è mancato? Che cosa è mancato? Le ali. È più importante il cappellino, le ali. Non fregano a nessuno. Cancella, vai. È un animale. Ok, non è un orso. No. Come non è un orso? No. Come è un orso? No! È un orso! Quello di prima doveva essere una persona, doveva essere Dennis Dopio.
È un panda. Ok, ci siamo. È Kung Fu Panda. E però io volevo disegnare il corpo ciccione con la zampetta sotto e quell'altra che faceva così. Tu non me l'hai fatta disegnare. L'hai disegnata. Non siamo più amici. L'hai disegnata. Che cosa è successo? C'ho un'idea. Questo è facile. Questo è facile. Quelle prime era difficile. Ninja. Allora. Questo è facile. Facilissimo, se solo sapessi le proporzioni umane. Ho capito tutto, finiscilo però. Addirittura devo finirlo. Ti do questa possibilità, però ho capito già. Mamma mia. Ma stai finito? Povera statua della libertà, cioè. Ma è uguale. Sì, come il mio Pikachu. Questo è più bello del tuo Pikachu. No, ha un solo braccio. Allora, stavo disegnando un corpo. Circa... tempo fa. Un tempo fa. Ok, ora è una faccia così. Ora si capisce. Sì. Cazzo che sproporzione. Però, sì, perché la faccia è tipo un centimetro e il piede è tipo... No, oddio, un chilometro. Questo è il mare. Ne abbiamo già capito di cosa. Abbiamo capito, no, perché vai avanti, voglio capire così ne facciamo, voglio capire il tipo com'è. Questa è la famosa scena dove tutti dicono, è stato dimostrato che c'era abbastanza spazio. Anche per lui. Per salirci anche lui. E questo è il Titanic! Quando prima io dicevo Titanic molto spesso è perché lo sapevo che questo poi c'era il Titanic. Io già ho visto il futuro. Ho preso ispirazione da quello che ha detto lui, perché ero indecisa se fare questo oppure Speedy Gonzales. Però poi ha fatto il tizio che sta una cuffia in testa. È vero, oddio. E quindi con questo bellissimo dipinto che venderemo all'asta per la modica cifra di 1 milione di euro. Solo? 2 milioni di euro. Solo? 4 milioni, okay. Di euro. Ok, vabbè, è una data. Quindi, miglior offerente, contattatemi che ve lo vendiamo. 18 milioni di euro. Abbiamo stabilito un prezzo. E quindi ancora con questo bellissimo dipinto adesso appendiamo lì. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Lasciate un like. Ringraziamo Matta per aver disegnato questo bellissimo dipinto e quel Pikachu. Ci ho messo impegno. E quel Pikachu. Pikachu, tu sei molto meglio, però non ti si vede, ok? E adesso dobbiamo chiudere prima questo video perché la gamba non reggerà mai. Ecco. Quindi arrivederci.